io mi occupo anche di fauna selvatica e questi argomenti li conosco credo abbastanza bene. E invocare, io questo è un commento assolutamente a titolo personale, un'incidenza dal punto di vista ambientale della presenza dei gatti è un comodo strumento in una situazione in cui le minacce dell'habitat in Sardegna sono ben altre, le conosciamo, non stiamo qua a fare gli elenchi, ci sono situazioni assolutamente analoghe in ambienti ugualmente delicati, faccio la situazione, c'è una situazione abbastanza diversa perché lì gli animali non sono gestiti, che riguarda l'Asinara è un parco, quindi diciamo che ha delle peculiarità che forse vanno anche oltre quelle del Sinis, è un parco nazionale, e lì c'è una popolazione di gatti che in un ambiente ristretto potrebbe teoricamente creare dei problemi, e non vedo perché ci si debba rivolgere solo alla situazione su Guadalupe. Fa un po' tristezza per chi si occupa di queste cose vedere che le amministrazioni si ricordano delle valutazioni di impatto ambientale per queste cose qui, cioè stiamo parlando di Saras ad Alborea, stiamo parlando abbiamo parlato di paleoliche nel Golfo, adesso parla di valutazioni di impatto ambientale, tra l'altro di una situazione di fatto, perché i gatti ci sono, e i gatti non è che, anzi, qui è una situazione di mettere sotto controllo una situazione di fatto.